La tecnologia a servizio dell'arte. Firenze, cimitero degli inglesi. Uno scanner 3D analizza la pietra annerita della Statua della Speranza. Gli esperti si preparano a pulire il capolavoro. Nei grandi laboratori del CNR, i fisici nucleari effettuano la datazione dei quadri a radiocarbonio grazie a un acceleratore di particelle. Questo sistema viene chiamato spettrometria di massa. Può datare oggetti che hanno addirittura 50.000 anni. I meccanismi di degrado delle opere d'arte sono destinati a diventare sempre più gravi, sia per le attività umane, sia per i cambiamenti climatici, per gli eventi catastrofici, per cui la scienza ha il compito di mettere a punto dei rimedi sempre più efficaci per garantirne la salvaguardia non solo per i prossimi decenni e secoli, ma addirittura per i prossimi millenni. E questa è effettivamente una sfida molto, molto difficile. L'interazione tra scienziati e artisti, due categorie che una volta operavano in ambiti completamente diversi, favorisce oggi nuove tecnologie ed espande gli orizzonti culturali. I loro principi, tuttavia, rimangono distinti. Gli scienziati, come Siano, credono che sia loro dovere riportare le opere artistiche al loro originale splendore. Quello che dobbiamo fare è cercare di maturare la nostra comprensione e anche le nostre aspettative. L'opera non deve essere la bella donna piena di botulino, no? O con un lifting. L'opera deve essere una bella signora che sa invecchiare pacificamente e sa trasmettere i suoi contenuti ai bisnipoti. Nel frattempo, quindi, i restauratori continuano il loro lavoro affinché sculture e opere d'arte possano essere apprezzate anche dalle generazioni future.